Un deciso passo indietro per il Chieti, che perde 3-0 all'Angelini contro la San Benedettese. Zero conclusioni nello specchio della porta per i ragazzi guidati da Cotta, che soffrono la fisicità e le palle inattive confezionate dai rossoblù, che infliggono la prima sconfitta in campionato al Chieti. Prima del fischio d'inizio, il minuto di raccoglimento per le vittime dell'alluvione nelle Marche, gli striscioni in curva Volpi e nel settore ospiti assiepato da circa 300 sostenitori rossoblù. Dopo il tonfo interno con il Cinzia Alba Longa, è già in discussione la panchina di Santi Alfonsi, ma la sua squadra si dimostra piuttosto manovriera fin da subito, concentrata e propositiva, mettendo in apprensione il Chieti in ogni situazione da calcio da fermo. E Vitiello a sbarrare la strada, la San Benedettese prima su Lulli e poi su Cardella, ma il Chieti soffre l'intraprendenza della squadra di Alfonsi, che trova il gol del vantaggio grazie a Luca Lulli, non al meglio della condizione fisica ma determinante, decisivo e suo il guizzo che porta in vantaggio la San Benedettese, che nel primo tempo, tranne in qualche sporadica occasione, non subisce praticamente nulla. A questo punto Cotta deve cambiare: in attacco fuori Palumbo, dentro Cesario ad inizio secondo tempo, ma la sostanza non cambia, la gara diventa anche spigolosa. Qui reclama un calcio di rigore la San Benedettese con Stefano Raineri della sezione di Como, che però non ravvisa alcuna irregolarità. Protesta successivamente anche il Chieti, che ad ogni modo in avanti appare spuntato, mentre la San Benedettese raddoppia ancora sugli sviluppi di un calcio piazzato, lo spiovente che coglie impreparato Manuel Vitiello, uscita a vuoto, e Vita può appoggiare in rete il 2-0. Errore dell'ex portiere dell'Aurora Alto Casertano, il Chieti subisce il colpo e il portoghese Felix inventa un gol magistrale, una perla, conclusione che parte all'altezza della panchina di Santi Alfonsi e beffa ancora Vitiello di prima intenzione Felix. Una rete straordinaria, e potrebbe persino dilagare la San Benedettese nel finale. Barbetta sul versante opposto prova a scuotere i propri compagni, troppo poco per il Chieti, che perde meritatamente davanti ad un'ottima San Benedettese che aggancia i neroverdi a quota 6 punti.